Benvenuti amici di Info Cilento ad un nuovo appuntamento con la rubrica Parole alle associazioni. Ogni settimana intervisteremo presidenti o rappresentanti di associazioni o proloco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Potete ascoltare la rubrica Parole alle associazioni sulla sezione media di Info Cilento la domenica alle 11 e in replica lunedì alle ore 14, martedì alle ore 20 e il sabato alle ore 18. Dalla domenica inoltre è possibile riascoltare la puntata in podcast. Oggi siamo con una rappresentante dell'associazione Artem di Montesano sulla Marcellana, Marianna De Nigris. Salve e grazie per aver accettato la nostra proposta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a voi per averci contattato. Allora, iniziamo subito. Quando è nata l'associazione Artem e perché? Allora, la nostra associazione nasce circa 4 anni fa. Nasce perché praticamente le socie del direttivo praticamente hanno la stessa mission, cioè quella di promuovere il territorio, quindi abbiamo unito le forze e siamo nate in un'associazione circa 4 anni fa. Perfetto, di cosa si occupa nello specifico l'associazione? Qual è il suo scopo? Allora, la nostra mission, come già dicevo prima, è la promozione del territorio. Noi promuoviamo il territorio con diverse attività che vanno dalla promozione dei beni culturali, in quanto appunto siamo anche laureati in beni culturali, ai sistemi turistici, ma anche a livello enogastronomico. Infatti abbiamo fatto anche vari corsi chiamati appunto Cooking Class per promuovere anche le eccellenze del territorio in ambito culinario, in ambito gastronomico. Quindi promuoviamo il territorio in tutte le sue sfaccettature. Perfetto. E quanti membri attualmente fanno parte dell'associazione e da che età fino a che età vanno? Allora, noi in totale siamo 7 soci e andiamo, siamo alcuni under 35, altri superano i 35, però nella fascia tra i 30 e i 37-38 anni. Certo. E se qualche membro, se qualche radioascoltatore di Info Cilento volesse entrare a far parte della vostra associazione, può farlo e se sì, come? Allora sì, tranquillamente, noi siamo aperti a tutti, ovviamente quello che chiediamo è soprattutto l'amore per il territorio, perché quello che ci accomuna a noi soci è l'amore per il territorio, quindi si ha come propensione l'amore per il proprio territorio, la porta aperta anche verso la nostra associazione. Deve semplicemente contattarci con i nostri canali social, troverà anche sicuramente l'email, i nostri numeri di telefono e ci manda il curriculum e noi lo esploderemo e vedremo appunto se è possibile o meno entrare nella nostra associazione. Ok, vogliamo ricordare i contatti, non so, la pagina, qualche numero, l'email, sì. Quello che vuoi dare? Certamente, allora la nostra mail è associazioneartem@libero.it, la pagina Facebook è appunto Associazione Artem, abbiamo anche un sito che potete visitare che è www.assoartem.it e li troverete tutti anche in tutti i nostri contatti. Perfetto. Allora, mi parlavi di attività che avete organizzato, quali sono appunto qualche principale attività, qualche iniziativa particolare che avete organizzato sul territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni? Vuoi parlarci di qualcosa in particolare? Sì, allora guarda, soprattutto in questo periodo che ci ha appunto costretti a stare a casa, abbiamo fatto alcune iniziative sui nostri canali social, tra cui dei tour virtuali, proprio per promuovere il territorio attraverso appunto la nostra voce, la nostra immagine e per far sì che comunque rimanga sempre viva l'amore per il territorio e la promozione per appunto il territorio, che è la nostra mission, come ti dicevo prima. E in più abbiamo fatto anche un contest, che è il contest di cartoline virtuali, dove ogni partecipante poteva inviarci delle foto riguardanti appunto il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano. E quest'anno ritorneremo a breve, tra qualche giorno appunto uscirà di nuovo la seconda edizione di cartoline virtuali. Perfetto, e come si può partecipare? Allora, per partecipare ovviamente devono seguirci sui nostri canali social, il regolamento lo troverete sul nostro sito, su www.assoartem.it, che sarà poi specificato anche nei post dei nostri social. Ok, quindi seguire la pagina Facebook e Instagram?
Sì, pagina Facebook e Instagram. Ok, perfetto. Allora andatela a seguire così partecipiamo tutti a questo contest, davvero molto carino. È una cosa particolare, soprattutto in questo periodo che purtroppo siamo comunque costretti a stare chiusi in casa e soprattutto non si può fare molte attività, non si può fare più quello che si faceva prima. Se, anche una semplice passeggiata diventa magari un'azione che ti porta ansia, perché ci sono comunque molte persone che hanno paura e giustamente è meglio prevenire e quindi rimanere, non dico in casa il più possibile perché non si può, però magari limitare quello che si faceva prima. E voi durante il periodo di lockdown e durante questo periodo di zona rossa, come vi siete comportati? Allora, noi purtroppo abbiamo avuto quindi questo blackout a livello lavorativo, quindi non abbiamo fatto alcuna attività se non appunto questa virtuale. Abbiamo una serie di progettazioni ancora in stand-by, tra cui abbiamo anche attuato la gestione di un infopoint ad Atena Lucana, avevamo iniziato delle cooking class, quindi delle lezioni di enogastronomia con le eccellenze del territorio. Quindi tutte attività che purtroppo sono state bloccate appunto a causa del Covid-19. Ok, quindi non è comunque che non avete fatto, diciamo, nulla online perché si perde comunque quello che poteva dare una lezione magari culinaria dal vivo, giusto? Esatto, perché a noi piace comunque viverle, quindi essere partecipe di persona. Il virtuale ok, ci sta, è bello perché comunque riesce a raggiungere un pubblico davvero ampio, però l'attività di persona ha tutto un altro sapore e tutta un'altra esperienza. Noi siamo riusciti l'anno scorso, nel lasso di tempo che comunque c'è stata questa tregua del Covid, siamo riusciti a portare a termine solo una mostra all'interno del complesso monumentale della Circostanza di San Lorenzo, dove appunto siamo stati lì per un mesetto promuovendo l'attività di un artista locale che era Enrico Pinto, il quale lavorava con il commesso marmorio. Quindi l'unica attività dal vivo che siamo riusciti a portare a termine in questo anno, a livello Certo. fisico, intendo, non virtuale o altro. Certo. State programmando qualche altra cosa simile, qualche altra mostra, qualche altra attività o iniziativa da fare magari nel periodo estivo, sperando che magari diciamo, con l'aiuto dell'estate, quindi del caldo, possano essere di meno le limitazioni da seguire. Sì, noi siamo comunque in continua progettazione, quindi stiamo comunque progettando qualcosa per anche quest'estate, a livello anche di convegnistiche e di mostre, proprio perché vogliamo ritornare alla vita di prima e quindi a lavorare attivamente con i nostri progetti. Per cui comunque noi, anche se c'è questo periodo di blackout, stiamo comunque progettando per eventi futuri. Certo, magari tornare a una sorta di normalità per quanto possa definirsi tale. E il tempo a disposizione sta terminando, ma ti faccio un'ultima domanda. Trovate difficoltà a coinvolgere le persone, in particolare i giovani? Allora, guarda, devo dire la verità, fino all'inizio della pandemia, diciamo che la risposta al territorio era sempre molto propositiva. Purtroppo, ti ripeto, sempre per il fatto del Covid, le persone si sono concentrate anche un po' su se stessi, ma è giusto che sia così, riscoprendo anche un po' il nucleo familiare. Però devo dire la verità, se la continuiamo con la promozione anche a livello social, ma non solo, anche a livello, grazie ai giornali, grazie anche a te, a chi come te ci contatta, noi continueremo con il nostro appunto lavoro e con la nostra promozione. Perfetto, io ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia, ti auguro di poter realizzare tantissime altre attività dal vivo e sperando che questo periodo pandemico possa finire il prima possibile e ti auguro tantissime cose, grazie di essere stata con noi. Grazie mille a te, grazie a chi ci ascolta.